48 istituti comprensivi in provincia di Potenza e 22 in provincia di Matera. 27 scuole di secondo grado in provincia di Potenza e 15 in provincia di Matera. 3 istituti omnicomprensivi. Sono i numeri della scuola lucana fotografati dal piano triennale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, approvato a maggioranza dal Consiglio regionale. Dopo le audizioni svolte in quarta commissione, il documento è stato modificato in alcune parti. Le scuole di Terranova del Pollino tornano con l'Istituto comprensivo di Senise. Gli istituti comprensivi di Vigianello, Tursi, Salandra-San Mauroforte, Brienza e Satriano mantengono la propria autonomia. Gli istituti comprensivi di Pisticci e Marconia restano nell'attuale situazione, ma se l'istituto comprensivo di Montalbano Ionico dovesse scendere sotto la soglia minima, le classi di Craco, attualmente aggregate a Pisticci, passeranno all'istituto comprensivo di Montalbano Ionico. La Giunta regionale avrà il compito di armonizzare le previsioni del piano triennale, aggiornando tornandole ogni anno.